Vabbè. Ok. Adesso loro mangeranno. Che ripulisci? Mangeranno. Mangeranno. È attiva la vecchietta. Oddio, c'è Christopher. Ci fa qua? Mamma mia, che ansia. Accidenti, se mi dice di no io non so che cosa potrei fare. Allora, tesorina, tu mangia. Mangia Carrie. Su. Oh, bene. Ah, accidenti, quanto pizzica! Sembra che Nina non sia abituata a mangiare cibo speziato, come per esempio il curry. Con il tempo e l'esercizio riuscirà a mangiare i cibi più speziati, come se fosse un segugio di spezie. Ok. Beh, allora, avanti, Salvo, datti da fare. Accidenti, però, questo fatto che lui giù di morale. No, che fa? Ma no, basta. Sei bella come una rosa. Ti ringrazio. Mamma mia, lei non ce la fa proprio più, è piccantissimo. Accidenti. È esplosivo questo curry, o sbaglio? Sì, è davvero fortissimo. Io non amo molto le cose piccanti. Se lo sapevo. E allora, visto che lei lo vede così giù, tanto per distrarsi dal piccante e da altro, flirterà. Che ne dici di fare colazione insieme una volta? Certo, perché no? Oddio, ma che fa? Lui non ci sta, ma che scherzi? Oddio, andalo al bagno. Oddio, no, non te la puoi fare sotto adesso, no! Vai al bagno! Ti prego, non fartelo addosso! No, ragazzi! Ops, c'è stato un piccolo incidente! Ecco, adesso sì che deve essere triste lui. C'ha degli ottimi motivi per essere triste. Lei gli chiederà che cosa è successo. Ma che cosa è successo? C'è qualche problema? No, 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 è tutto a posto. Solo che temo di dover andare un attimo in bagno, vediamo se riesce a recuperare la situazione lui, eh? Perché se noi lo mandiamo al bagno, vediamo un po'. Noi lo mandiamo al bagno. Dove è andato? Salvo, dove sei? Eccoti qua. Però ti lavi le mani e ti lavi i denti. Vediamo se riesci a salvare la situazione, eh? Forse sì. Vediamo. Accidenti, anche sonno. Oddio, un po' più pulito sembra. No, dove vai? No, 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 non puoi addormentarti anche, eh? Io ho capito che sono le 2, ma è un sabato sera. Tu dove te ne vai a vedere il quadro? Ma no. Beh, effettivamente, Salvo, lei si sta andando a vedere un quadro, tu ci stai mettendo un'eternità al bagno, eh? Ma tornerà e ti accarezzerà la guancia. Forse. Sono contenta se domani ci vediamo. Sei bellissima. Mi dispiace se io ho fatto tutto questo disastro.
Non volevo, ma sai, mi scappava proprio. Ma tu sei la stella di questa sera. Vediamo se riesce a fare qualche interazione romantica lei, eh? Tenta un bacio sotto il vischio, dai, così. Lei è molto intraprendente, però. Oh! Wow! Ce l'hanno fatta! Oh, mio Dio! È bellissimo! È bellissimo! Domani mattina sarà il mio primo pensiero. Insieme al cappuccino. E a questo punto lui non gli chiederà un bel niente perché è sempre triste. Che pizza, salvo! Sei una ragazza esplosiva. Dai, io penso che adesso è ora di andare a casa. Si è fatto un po' tardi. Non trovi? Avrei proprio bisogno di mettermi il mio pigiama. E va bene. Quindi direi che questo appuntamento, anche se lui è parecchio depresso dopo il licenziamento, che poi che gli importa? Faceva il bagnino, ho capito, doveva rimorchiare, ma adesso ha trovato la ragazza dei suoi sogni, c'è una cotta per lei. Nonostante se l'ha fatta sotto, lei l'ha baciato lo stesso. Voglio dire, salvo, ma più di così, ma che cavolo vuoi? Niente, depressio. Vabbè. Però, secondo me, guardate che bello. La barra è fantastico. Secondo me, lui adesso c'ha il pallino del licenziamento, ma è felice per questa cosa. È davvero felice. Sta dicendo addio alla sua vecchia vita da Don Giovanni. Di nuovo al bagno. Salvo, ma che è? Ma soffri di incontinenza. Va bene. Adesso la saluterà. Beh. Allora adesso andiamo. Noi ci vediamo domani. Certo. Certo. Allora domani. Paga il conto. È imbarazzatissimo lui. Bene. È stato un po' di un disastro questo appuntamento, eh? Insomma. Poi così tanto male non è andata. Io vedo la cosa molto positiva. Eccolo qui il nostro salvo. Allora, vatti a fare una bella doccia e poi vai subito a letto. Bene. Oddio, ma che cavolo fai? Bene. Vatti a fare un bel bagno, salvo, e poi vai a letto nel tuo comodo letto. Vai a dormire nel tuo letto, scusa, eh. Ecco qui. Nel frattempo c'è Famola che è piuttosto arrabbiata. Se ne va in giardino per stare un po' da sola e comincerà a rimuginare. Non mi piace questa storia. Perché è uscito con quella? Adesso anche lei ci si mette? Devo fare qualcosa. Lui deve essere mio, devo intervenire. Sì. Devo proprio intervenire. Altrimenti non riuscirò a conquistarlo. Qualcosa mi inventerò. Adesso magari ci dormo su e mi verrà in mente qualche idea fantastica. Ecco. Oh. Bene ragazzi,
direi che con questo episodio possiamo finirla qui. Si è fatto mattino, nel frattempo c'è un bel sole, l'acqua scorre e la nostra favola si inventerà qualche diavoleria per conquistare Salvo. Io vi saluto, vi mando un bacio grande. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!